Ciao ragazzi, anche oggi sono qui con una nuova storia. Ho deciso di portare un altro caso di quelli che lasciano, diciamo, l'amaro in bocca, perché giustizia non è mai stata fatta e l'identità del colpevole di questo brutto, ma veramente brutto avvenimento è tuttora un vero e proprio mistero. È una storia che sicuramente avrete già sentito, ma con la differenza che tratterò anche di alcuni sviluppi riguardo questa storia avvenuta recentemente nel 2021. John Doe o Jane Doe? Sapete la storia di questi nomi? Ebbene, sono solitamente utilizzati nel gergo giuridico per indicare l'identità di qualcuno che un'identità non ha. Dunque, nei casi di ritrovamenti di corpi non identificabili, capita spesso che si debba ricorrere a questi nomi per indicare la persona ritrovata, nel tentativo di ridare un briciolo di umanità ad alcune vittime che sembrano a tutti gli effetti figlie di nessuno, senza affetti sulle loro ricerche, senza nessuno che li riconosca. La storia parla proprio di una donna che per anni è stata una Jane Doe. Ma andiamo con ordine. Due giovani ragazzini di poco più di 10 anni stavano passando una bellissima vacanza in un campeggio dentro il parco Wayne Fitzgerald nell'Illinois. Ma quella che doveva essere una bellissima giornata si trasformò velocemente in un grottesco film horror. Infatti, mentre le ragazzine giocavano a rincorrersi, notarono aggrovigliato nelle sterpaglie qualcosa di strano, qualcosa che non riuscivano a capire davvero che cosa fosse. Per questa ragione, le due si avvicinarono, spostarono l'erba con le mani, scansarono della terra e si resero velocemente conto che lì abbandonata c'era una testa mozzata. Era di una donna e i tratti erano ancora del tutto riconoscibili. Le due bambine corsero via, avvisando immediatamente gli adulti addetti al campeggio, che in pochissimi istanti contattarono la polizia. Giunti sul posto, gli agenti si resero immediatamente conto che non si trattava di uno scherzo, anzi, quella che giaceva a terra nel parco era davvero la testa di, pensate, una donna. Decisero dunque di ispezionare l'intero parco alla ricerca del resto del corpo. Eppure, nulla emerse, nemmeno un indizio o una pista da seguire. Non c'era niente se non quel capo mozzato, nessuna borsa, nessun documento, e fu chiaro fin da subito che rintracciare i cari della vittima non sarebbe stato un compito facile. I giornali iniziarono dunque a parlare del ritrovamento di quella testa mozzata alla quale venne dato il nome fittizio di Jane Doe. La cosa che più premeva la polizia era scoprire l'identità di quella donna, capire il suo nome e scoprire la sua vita, perché ciò avrebbe reso le ricerche per il colpevole di quella mazzata assai più facile. Avrebbero potuto interrogare amici, parenti e conoscenti e ricostruire gli avvenimenti negli ultimi giorni di vita di quella povera ragazza. Le uniche informazioni che la polizia aveva a disposizione arrivavano proprio dalla testa stessa. Una donna caucasica, capelli molto corti, la pelle chiara, e l'età, vista la dentatura, si sarebbe dovuta girare tra i 30 e i 50 anni. Ipotizzarono che non fosse morta da molto. La testa era infatti in perfette condizioni e balzò immediatamente all'occhio come il taglio del coltello fosse avvenuto in modo spaventosamente pulito, come se chi avesse compiuto quell'insano gesto sapendo benissimo come gestire gli attrezzi e non fosse certo un principiante in quell'ambito. Inoltre, per riuscire a tranciare di netto la spina dorsale, doveva aver avuto una grande muscolatura. Per questo si pensò immediatamente ad un uomo. Stimare peso e altezza della donna risultò pressoché impossibile. Non si poteva nemmeno parlare di capi di abbigliamento sui giornali per cercare di aiutare le indagini, visto che il corpo non era stato ancora ritrovato. L'unica cosa certa era il carnefice. Sicuramente era ancora a piede libero. Gli agenti iniziarono a informarsi su alcune denunce di scomparse avvenute in quei giorni in quella zona, ma non trovarono nulla. Nessuno cercava una donna, nessuno sembrava essere sulle tracce della povera Jane Doe. Probabilmente la donna non era del posto e quella testa era stata portata lì da un altro paese per depistare chi avrebbe lavorato sul caso. Decisero quindi di iniziare una ricerca di informazioni un po' più invasiva e alcuni agenti vennero proprio mandati per le strade a chiedere se qualcuno avesse mai visto prima quella donna. Ovviamente non mostrarono le foto della testa mozzata,
fatta sarebbe stato del tutto irrispettoso nei confronti della donna e di pessimo gusto per i passanti. Decisero dunque di fare una ricostruzione del volto con un identikit fornito dagli inquirenti. Ecco qui, potete vedere l'identikit. Ad oggi rimane una delle foto più inquietanti che si possano personalmente, secondo me, trovare sul web. La ricostruzione è grottesca e quasi disumana, ma c'è un perché. Molto probabilmente vi siete imbattuti in questa foto e non ne conoscevate l'origine. Ebbene, viene da qui. Vi stupirà sapere che il cranio ritrovato ha ben poche cose da spartire con questa ricostruzione tanto orrifica. Potete notare il collo torso e la strana espressione del viso, molto particolari. Questo perché tutti i difetti vengano estremizzati. È una tecnica che spesso viene usata quando si tratta di cercare qualcuno tramite un identikit. Infatti, enfatizzare i difetti rende le immagini molto più riconoscibili e inoltre fa in modo che si imprimano maggiormente nella mente delle persone. Con immagini troppo realistiche si creerebbe il rischio di rappresentare una persona fin troppo generica, con il rischio di far cadere il caso nel dimenticatoio. Se ci pensate, dopo tutto, il nostro cervello tende a notare molto prima i difetti fisici di un volto che i pregi. Il collo torto deriva dal fatto che la donna soffrisse di torcicollo congenito, che la portava ad avere una posizione leggermente sbilenca e il volto un po' teso. Questo non è l'unico identikit di questa Jane Doe. Ne furono fatti circolare molti altri, ma nei vari forum online ancora oggi si parla ancora di questa ricostruzione di cera. E nonostante questa foto ancora giri e ancora si parli di lei, il carnefice non è mai stato ritrovato. Le autorità iniziarono ben presto a pensare che la donna, forse, non aveva cari ad aspettarla, che forse era morta sola e senza nessuno che potesse mettersi sulle sue tracce. Un dipendente di un bar situato a pochi chilometri dal ritrovamento di Jane Doe chiamò la polizia per un graffito trovato nel bagno del suo locale che recitava: serial killer, marzo 93, 19 vittime, 5 uomini, 12 donne, 2 bambini, 1 nero, 8 bianchi, 3 ispanici. Non preoccuparti, arriverò anche dagli altri. Non verrà mai chiarito se la storia dietro quel graffito fosse effettivamente autentica o fasulla, ma il fatto che fosse fatto così vicino al posto dove la testa fu ritrovata e proprio nei giorni delle ricerche sull'identità della donna rese tutto molto sospetto. Le indagini sul caso si fermarono dopo il ritrovamento di quella scritta, ma l'interesse popolare rimase molto acceso, tanto che una professoressa dell'università del New Hampshire, Amy Michael, s'affezionò al caso. Essa era proprio originaria di quelle zone e non sopportava l'idea che un omicidio avvenuto nel suo paese d'origine potesse restare impunito. Nel 2001 contattò lo sceriffo della contea di Jefferson per informarlo che avrebbe lasciato il suo laboratorio con le tecnologie più innovative a disposizione di medici forensi che fossero interessati a continuare le indagini per portare a galla il passato di quella povera donna. Grazie a lei ci furono scoperte inaspettate. Amy e il suo team di ricerca usarono le tecnologie innovative per lavorare sul DNA e riuscirono a trovare il vero nome di quella Jane Doe. L'11 marzo del 2022, dopo 29 anni, si scoprì che quella testa apparteneva a Susan Hopland. Susan era scomparsa la notte di Natale del 1992, era andata in un supermercato per comprare una torta da mangiare la notte di Natale con la famiglia, ma non aveva mai fatto ritorno. Susan aveva deciso di sfruttare il telefono del negozio per chiamare la sorella e farle gli auguri. Non possedeva un telefono in casa, quindi colse al volo la possibilità di telefonare. Secondo la sorella, la donna quella sera risultava piuttosto tranquilla e il tono era sereno, per nulla affaticato. Cosa strana se calcoliamo che Susan non aveva un'auto e si sarebbe dovuta fare tutto il tragitto casa negozio a piedi. Inoltre, incinta, perché sì, la notte della sua scomparsa Susan aspettava un bambino già da diversi mesi. Si ipotizza dunque che la donna possa aver fatto autostop, cosa molto tipica negli anni 90, per arrivare in quel negozio e che le sia andata bene, almeno all'andata, incontrando una persona a modo, ma che al ritorno abbia invece incrociato una persona dalle cattive intenzioni, che l'avrebbe aggredita e poi fatta fuori. Una cosa però assai strana è che Susan abitava a Clarkville, nel Tennessee,
a ben 280 km dal ritrovamento della testa. Dunque la persona che l'aveva uccisa doveva aver guidato davvero a lungo prima di nascondere il cadavere. Inoltre le altre parti del corpo non sono mai state ritrovate. Suo marito e i suoi figli non l'avevano più vista ritornare la notte di Natale. L'avevano cercata per decenni senza sapere se Susan si fosse allontanata da sola o se fosse capitato qualcosa di orribile. Ma collegare la sua scomparsa a quel cranio, come avete visto, non fu una cosa facile. La cosa comunque più triste è che il marito Paul fu al centro di diverse polemiche nel paese dove la famiglia Hopland viveva. Si diceva che fosse stato proprio lui a far sparire la moglie e l'uomo visse nell'angoscia, nonostante la polizia lo scagionò immediatamente, perché si sa come sono le voci in un paese, possono davvero distruggerti. L'uomo è purtroppo morto poco prima che gli agenti riuscirono a collegare la testa all'identità di Susan, dunque non ha mai ricevuto risposte, non ha mai conosciuto le sorti della moglie. Ancora oggi non si conoscono le precise dinamiche dell'avvenimento. La pista dell'autostop sembra la più attendibile, ma c'è anche da dire che molte persone denunciarono di averla vista in cittadine vicine nei giorni successivi. Che la donna si fosse davvero allontanata di sua spontanea volontà, nessuno di questi avvistamenti però venne confermato, restando delle semplici ipotesi. Immagino però che vi stiate ponendo una domanda: perché la scomparsa di Susan Hopland non è mai stata collegata a quella testa ritrovata? Ebbene, ci sono due spiegazioni. La prima sono i chilometri che dividono un caso dall'altro. Ogni anno in America ci sono moltissimi casi di scomparsa. Plausibile che le ricerche non siano sempre del tutto efficaci. L'altra cosa, ben più inquietante, è che una donna anonima nel marzo del 1993 chiamò la polizia dicendo di essere proprio Susan Hopland, disse di stare bene ma di non voler essere assolutamente cercata, indicando che si era allontanata dalla famiglia volontariamente. Così chiusero il caso di Susan, facendo l'errore di non verificare effettivamente chi avesse effettuato quella telefonata. L'avessero fatto, probabilmente oggi avremmo qualche risposta in più. La testa di Susan, dopo tutto, era stata ritrovata più di un anno prima, anche se, come già detto, gli inquirenti non potevano saperlo. Chi era dunque la donna dall'altro capo del telefono? Se solo la polizia avesse indagato più a fondo, forse ora sapremmo se dall'altro capo della cornetta parlava una mitomane o magari qualcuno immischiato con l'omicidio della donna. Gli agenti stanno ancora indagando sull'omicidio di Susan, ma forse questo caso è destinato a restare un giallo per sempre. È grazie a quell'identikit grottesco e per nulla simile alla realtà che ancora oggi si parla di Susan. Quindi si può dire che la tecnica di accentuare i difetti fisici abbia almeno funzionato ad imprimere l'immagine nella testa di chiunque la guardasse. Io penso che questa storia lasci davvero i brividi. Una donna incinta che scompare, un'identità ritrovata dopo anni di ricerca, una testa tra le sterpaglie e un corpo mai ritrovato. Personalmente penso che non si tratti di un solo kit. La telefonata è sospetta e se posso sbilanciarmi, credo che dietro la morte di Susan ci siano più persone. Ma perché fare tanto male a una donna? Ad una madre di famiglia che voleva solo tornare a casa con la torta per i suoi bambini la notte di Natale. In ogni caso, continueremo ad informarci su questo caso e se dovessero esserci sviluppi, pubblicherò un video con degli aggiornamenti.